muovono sulla provincia di Ancona hanno grosse difficoltà a muoversi, perché con i mezzi dei propri comuni della protezione civile che vengono impegnati nei propri territori rimangono a piedi. L'idea è chiedere la collaborazione con Matteo a qualche azienda del territorio per potersi muovere, per poter svolgere il proprio ruolo nel territorio. Abbiamo subito interpellato, la prima telefonata che abbiamo fatto è stata alla Pieralisi, al gruppo Pieralisi, che ci ha dato subito una grande risposta. Siamo a 90 giorni di macchina, ci hanno dato due macchine dove io e Matteo abbiamo viaggiato di notte, di giorno, ininterrottamente, e abbiamo spostato farmaci, tamponi, mascherine, presidi sanitari, medici e infermieri che venivano da tutta Italia e anche da fuori, dall'Ucraina, dall'Albania, dalla cosa. Abbiamo veramente lavorato ininterrottamente per 90 giorni. Questo ce lo ha permesso l'azienda Pieralisi. L'azienda Pieralisi per noi è stata veramente importante in questo momento e gli diciamo grazie, ma ringraziamo anche da parte del funzionario nostro che è Mauro Perugini, del capo dipartimento Regione Marche Davide Piccinini, e naturalmente dalla Protezione Civile Nazionale un grazie di cuore a quello che ha fatto l'azienda Pieralisi, donandoci per 90 giorni a titolo gratuito due Picasso C3 che ci hanno veramente e hanno reso possibile fare delle opere su Covid, anche perché abbiamo istituito un centro per alimentare per oltre 390 famiglie e abbiamo anche noi consegnato insieme ai ragazzi della Protezione Civile tanti pacchi alimentari che eravamo noi a sostegno di altri enti che a tuttora stanno facendo il lavoro che abbiamo fatto anche noi. Quindi grazie con il cuore e il ringraziamento va sia da Lorenzo Manzieri che da Matteo Berretto. Per noi è stato un piacere e un onore dare anche un piccolo contributo e quindi essere presenti e aiutare la Protezione Civile in questa circostanza, anche per sentirci anche noi più vicini a questa situazione e i problemi che poi sono derivati. Quindi senz'altro per noi è motivo d'orgoglio aver contribuito in questo modo e volentieri, insomma, sperando che non ci siano altre occasioni di questo tipo, però veramente è stato comunque per noi un grazie anche a voi al lavoro che fate, insomma, alla presenza che avete sul territorio. Grazie, ci stendiamo la mano così, grazie mille, e proprio per questo noi con un gesto piccolo, ma come dici tu, un piccolo gesto è un grande risultato, noi vi vogliamo testimoniare con una targa ricordo di questo Covid a voi, a tutta l'azienda Pieralisi, che ci ha permesso di lavorare e di svolgere il nostro lavoro al meglio. Grazie per questa grazie vostra cosa, grazie mille. Non abbiamo, noi, il sostegno della Protezione Civile è stato veramente imponente nella nostra provincia, lo dico anche ai media che sono qua, è stato imponente da parte di tutte le aziende della provincia. E allora un'azienda che è del nostro territorio, vogliamo lasciarvi anche per brindare a questo fine Covid, alla fase 3, la Moncaro che ci è stata vicina, che ha donato il vino a tutti coloro che sono venuti ad aiutarci da fuori, da lei. Vi diamo anche un simbolo di un'azienda che come voi è importante sul territorio ma che è attenta all'aiuto della Protezione Civile. Quindi vi ringraziamo. Grazie ancora anche da parte dell'azienda Moncaro, grazie mille, e vorrei fare una foto anche con il nostro fotografo vicino alle macchine, così poi ve la stampiamo. Molto volentieri, grazie comunque a voi per la targa, per il pensiero, un bellissimo ricordo, grazie anche.